Oggi rivediamo le forme indeterminate. Anche me apre. Noi abbiamo già visto quella tipo 0 frazione 0. Okay. Cioè quella in cui, ad esempio, abbiamo il limite per x che tende a 2 e x meno 2 fratto x alla seconda meno 4. Qui ho si annulla il numeratore, si annulla il denominatore in 2, a priori non posso con l'algebra fare solo 0 fratto 0, non è un numero. Però poiché per definizione di limite x appartiene a un intorno di 2 escluso il 2, posto che x non sia 2, posso fare la seguente semplificazione. X meno 2 sotto x meno 2 per più 2 è un valore notevole e la parte che si annulla, in questo caso fortunatamente, si semplifica. Posto che x non sia 2, questa semplificazione si può fare. Se lasciassi che x diventi 2, questo non sarebbe più vero. 0 diviso 0 non fa 1, invece x meno 2 diviso x meno 2 fa 1. In questo caso la parte che si annulla viene rimossa. Quindi questo limite è identico al limite della funzione 1 fratto x più 2, quindi 1 quarto. In questo caso la causa dell'indeterminazione viene rimossa algebricamente e il limite da un valore finito a non nullo. Okay. Ci sono anche tutti gli altri tre casi, potrei ottenere 0, potrei ottenere infinito. La stessa analoga forma di cambiare pagina. Ovviamente è 2 da destra, perché il dominio di questa funzione è x maggiore o uguale a 2. In questo caso ho sempre una forma indeterminata, ma la rimozione dell'indeterminazione, per farlo porto x alla seconda meno 4 sotto segno di radice, quindi devo elevarli al quadrato, e adesso tolgo sì x meno 2, ma mi rimane un x meno 2 sotto, perché portandolo sotto la radice diventa la seconda. Il numeratore è 1, il denominatore è infinitesimo, il limite è infinito, ed è infinito più. Sempre una forma 0 su 0, ma con esito completamente diverso. Se avevo la funzione reciproca, cioè x alla quarta, x alla seconda meno 4 diviso radice di x meno 2, il limite dava 0. Se ho avuto questa, il limite sempre per x che tende a 2 più di x alla seconda meno 4 fratto radice di x meno 2, 0. Faccio la stessa cosa, se porto la parte x alla seconda meno 4 sotto radice, devo elevarla al quadrato, quello che rimane è x meno 2 al numeratore. Questo fa 0 per 4, 0. Quindi dipendentemente da come è fatta la funzione, rimuovere l'indeterminazione può condurre a un limite che è un numero, è 0 oppure infinito. Non si può dire a priori. Questo si chiama forma indeterminata. Dipende algebricamente da come è fatta la funzione. Poi vedremo a breve il caso di limiti notevoli, cioè quello in cui ho una forma indeterminata ma mista tra una parte algebrica e una parte trascendente.
e lì bisogna usare altre strade. Un'altra forma che è determinata, che abbiamo visto la volta scorsa, che adesso ripetiamo, è del tipo più infinito meno infinito. Se i due infiniti sono positivi entrambi non c'è problema. Una cosa molto grande più una cosa molto grande fa una cosa molto grande. Più infinito fa più infinito. Ma più infinito meno infinito non è ovvio cosa dia. Dipende da come è fatta la funzione, da quale infinito prevale. Esempio, limite che x tende all'infinito, a più infinito di x alla seconda meno x. Se la seconda tende a più infinito, questo tende a meno infinito. Per risolvere o rimuovere meglio l'indeterminazione, raccolgo o metto in evidenza la parte con la potenza più alta, cioè il monomio con la potenza più alta della x. Quindi lo scrivo come x alla seconda, da qui rimane un 1, meno 1 su x su x alla seconda fa 1 su x. Ora se x va all'infinito, 1 è costante, rimane quello che è, questa parte va a 0. Il limite di 1 su x per x che va infinito è infinitesimo, va a 0. Questa parte invece va a più infinito, quindi il limite va a 1 per più infinito, quindi la funzione diverge a più infinito. Detto in generale, se ho un polinomio di grado n in x, quindi a alla n per x alla n più a n meno 1 x alla n meno 1 più fino a alla 0, il comportamento della funzione all'infinito, attenzione, per x che tende all'infinito, p con n di x, polinomio di grado n di x, si comporta come il monomio di grado maggiore a con n x alla n. Si dice che questa è la parte principale della funzione. Ok? Quindi se n è pari, per esempio, e a con n è negativo, se x va a più infinito, il polinomio va a meno infinito. Meno per più fa meno. Se n è dispari, ok, e a con n è pari o dispari, dipende, cioè positivo o negativo, dipende dal loro segno e dal segno da cosa tende x. Più per più farà più per meno per meno farà più e via dicendo. Bisogna tenere conto del segno anche del coefficiente. Ok? Questo fatto, il fatto che se ho un polinomio e il comportamento dice asintotico, cioè all'infinito, è determinato dalla potenza del monomio di grado più alto, è utile anche per risolvere le forme determinate infinito fratto infinito. È una forma indeterminata. Siccome il numeratore diverge, la funzione dovrebbe divergere. Ma siccome il denominatore diverge, la funzione dovrebbe essere infinitesima. Quale dei due prevale? Dipende. Se ho un rapporto di polinomi, se tende a infinito, diciamo 3x alla seconda più x meno 2, 4x alla terza più 2x alla seconda meno 3x più 1, il numeratore è di grado 2, il denominatore è di grado 3. 3x alla seconda e 4x alla terza sono le parti principali rispettivamente di numeratore e denominatore. Se, come abbiamo fatto prima, io raccolgo le potenze più alte, al numeratore ho x alla seconda per 3 più 1 fratto x meno 2 su x alla seconda. E sotto ho x alla terza per 4 più 2 su x meno 3 su x alla seconda più 1 su x alla terza.
se x va all'infinito, la parentesi che c'è al numeratore tende a 3. Gli altri due termini sono infinitesimi, vanno a 0. Il tema denominatore rimane solo il 4, questi termini vanno tutti a 0. Tuttavia non riesco a togliere le parti che divergono perché il numeratore va via tutto, il denominatore rimane. Quindi il numeratore tende a 3, il denominatore tende a 4x, che diverge. Se ci va infinito, 4x diverge. Numeratore converge, denominatore divergente, il risultato del limite è 0. Quindi in questo caso il limite è 0, non riesco a scrivere perché non c'è spazio, ma il limite è 0. Scusi, 4x è 4 per x. Sì. Non se riesco a spostarlo un pochetto. Ecco. Ok. Se invece quindi in questo caso avevamo limite per x che tende all'infinito di 3x alla seconda più x meno 2 su 4x alla terza più x alla seconda meno 3x più 1 è 0. Perché? Perché il denominatore è di grado maggiore del numeratore. Quindi la parte principale cresce più rapidamente ed è quella che conta. Se invece avessi l'inverso, sfruttiamo lo stesso esempio, 4x alla terza più 1, tagliamo la forza su x alla seconda più 2, numeratore di terzo grado, denominatore di secondo grado, lo stesso procedimento ottengo qui, x alla terza, 4 più 1 su x alla terza. Sotto x alla seconda 3 più 2 su x alla seconda, il numeratore tende a 4x, il denominatore a 3, la funzione diverge, il denominatore tende a un numero finito, il numeratore diverge, 4x tende a infinito, cioè a 4 per infinito, quindi infinito. Okay. Viceversa, anzi, terza possibilità, se ho due polinomi dello stesso grado, attenzione, questi ultimi tre casi sono applicabili se x va infinito, se x va a un numero questo ragionamento non lo posso fare. Numeratore e denominatore entrambi di secondo grado, raccolgo x alla seconda, x alla seconda sopra 2 più 3 fratto x meno 1 su x alla seconda fratto x alla seconda 5 più 1 su x meno 3 su x alla seconda. Adesso x alla seconda lo cancello sia sopra che sotto, il numeratore tende a 2, il denominatore a 5, il limite è 2, quindi la funzione, se è una funzione razionale, rapporto tra polinomi, allora se i polinomi hanno lo stesso grado, il limite, se x va infinito, è uguale al rapporto dei coefficienti delle x di grado più alto. Riassunto delle precedenti puntate, limite per x che tende all'infinito di a con n, x alla n più eccetera eccetera, polinomio di grado n, su a alla m, x alla m più eccetera eccetera, polinomio di grado m, qui con n di x, fratto p con m, questo vale a con m su a con n, cioè questo, facciamo così, chiamiamolo b,
il rapporto dei coefficienti delle x in grado più alto se n è uguale a m. È uguale a 0 se m è maggiore di n, cioè se il denominatore è di grado più alto, il limite è nullo, indipendentemente dai coefficienti. La funzione invece diverge se n è maggiore di m, cioè se il numeratore deve avere il grado più alto. Poi divergerà a più infinito o a meno infinito a seconda del segno dei coefficienti e del fatto che la differenza tra n e m sia pari o dispari. Se la differenza è pari, ok, l'infinito ha comunque un segno positivo, dipende solo dal rapporto dei coefficienti. Se la differenza è dispari, devo tenere conto del segno anche di n e di n. Quindi dipenderà dal segno della funzione. La cosa più semplice è fare prima il segno della funzione e poi decidere che segno ha l'infinito. Ok? All'infinito converge, diverge, converge a che cosa? A un terzo, coefficiente sopra diviso coefficiente sotto, 1 diviso 3. Altro esempio. Tende all'infinito di 2 meno x alla terza fratto 4x alla terza più 2x alla seconda. Funzione razionale, rapporto tra polinomi, numeratore grado 3 e denominatore grado 3. La funzione converge a meno un quarto. Non fatevi imbrogliare dal fatto che x alla terza viene dopo. Altro esempio. Io ho numeratore di secondo grado e numeratore di primo grado, numeratore è grado maggiore del denominatore, la funzione all'infinito diverge. Con quale segno? Il numeratore diverge a più infinito o a meno infinito? Meno, perché davanti c'è un meno. X alla seconda di suo andrebbe più infinito, ma col meno davanti viene meno infinito. Conta sempre la parte principale. Il denominatore diverge a più, meno diviso più, meno. Oppure se preferite, parte principale sopra meno x alla seconda diviso parte principale sotto x, meno x alla seconda diviso x fa meno x. Se x va a più infinito, meno x va a meno infinito. È equivalente.
se estende a meno infinito stessa funzione, ovviamente diverge lo stesso, ma con quale segno? Più. Stesso discorso, meno x cambia. Ok? Attenzione. Questa funzione non è una funzione razionale, è irrazionale, c'è la radice. Cosa posso fare? Beh, posso ragionare in modo analogo alle funzioni che sono rapporti tra polinomi. Cioè, qui, a parte la radice, il grado più alto del radicando è x alla seconda. Posso raccogliere x alla seconda. Attenzione, qui non ho messo né più né meno. Limite per x che tende a infinito, x alla seconda per 1 più 2 più x alla seconda, x 1 più 3. Adesso devo tirare fuori x alla seconda della radice. E cosa ottengo? Ottengo qualche volta x, dipende dal segno dell'infinito. La radice quadrata di x alla seconda non è x, è il valore assoluto di x. Perché se fosse x e x tendesse a meno infinito, il numeratore sarebbe negativo, cosa che non succede. Qualunque valore abbia x, x alla seconda è positivo, 2 è positivo, la radice è positiva, davanti c'è un più. Non posso mettere x qua davanti, perché perdo l'informazione sul segno, cioè la falsifico più che la perdo. Ci vuole il valore assoluto di x. Ma questo x, il valore assoluto diviso x, ha comportamenti diversi a seconda che x vada a più infinito o a meno infinito. Perché se x va a più infinito, questo e questo sono identici, diventa 1 su 1, il limite fa più 1. Se invece va a meno infinito, questo diviso questo è meno 1, perché x e il valore assoluto di x sono opposti. E il limite diventa meno 1. Quindi ho segni opposti a seconda del segno dell'infinito della x. Lo scrivo meglio. Limite per x che tende a più infinito di valore assoluto di x radice di 1 più 2 su x alla seconda. Invece perché se x è negativo, il valore assoluto di x su x fa meno 1. Attenzione, le funzioni irrazionali hanno questo problema. Possono convergere a valori diversi a più infinito e a meno infinito. Dipende da dove sono andate. Chiaro?
Qualcuno ci passa qualcosa? Un'altra particolarità delle funzioni irrazionali è la seguente. Qui ho la prima parte, radice di x più 2 tende a, se x va a più infinito, la radice di più infinito è comunque più infinito, questa invece tende a meno infinito, ho una forma indeterminata. Ok, per risolverla una tecnica è, sicuramente non vi ricordate più, ma ve lo dico lo stesso, quando abbiamo fatto i radicali, ricordate, c'è la tecnica di razionalizzazione del denominatore. Qui quella tecnica è l'unica via di uscita. Questo è il vero e proprio scopo, perché una volta serviva razionalizzare il denominatore, se, perché? Perché facendo i calcoli a mano, non c'erano le calcolatrici tascabili, un denominatore irrazionale comporta un calcolo molto più lungo. Non cambia il valore, ma semplifica il calcolo. Qui invece razionalizzare questa espressione è una via per aggirare, per rimuovere l'indeterminazione, più infinito meno infinito. Quindi moltiplico per qualcosa che elimini le radici, in questo caso al numeratore, e soprattutto mi dia lo stesso segno nell'infinito. Siccome ho una differenza tra due radici, moltiplico numeratore e denominatore per la somma delle stesse radici, in modo da avere un prodotto notevole del tipo a meno b per a più b. Quindi scrivo in questo modo, copio la funzione, radice di x più 2 meno radice di x per, qui ho la differenza, moltiplico per la somma, radice di x più 2 più radice di x sopra e sotto. Se adesso faccio il prodotto numeratore, ho a meno b per a più b, che è il quadrato di a meno il quadrato di b. Quindi x più 2 meno x, e sotto ricopio. X meno x fa 0, il numeratore è 2, il denominatore va più infinito che fa più infinito, la funzione è infinitissima. Attenzione, qui raccogliere eventualmente x sotto radice e portarlo fuori non vi aiuta, perché anche se raccogliete radice di x sopra di qua e di là, avete radice di x per questo che tende a 1, questo che tende a 1, quindi infinito per 0, e infinito per 0 è un'altra forma determinata. Non sapete quale dei due prevalga. Okay. Qui l'unica strada, ripeto, è la razionalizzazione, consente di eliminare o risolvere, se preferite, la forma indeterminata. Ok, vediamo un altro esempio.
il mediatrice x tende a più infinito di 1 su x per radice quadrata di x alla terza fratto x alla seconda meno 1. Ho il prodotto di due funzioni, questa parte è infinitesima, questa parte diverge. Radice di più infinito fa più infinito. 0 per più infinito. Cosa posso fare? Beh, visto che non ho problemi di segno, poiché x tende a più infinito, porto lo 1 su x sotto radice e ottengo x alla terza, x alla seconda per x alla seconda meno 1. Qui adesso ho il numeratore di terzo grado, il denominatore è di grado 4. Scriviamolo meglio. Grado 4 sotto, grado 3 sopra, 0. Il limite è nulla. Quanto tempo abbiamo? Possiamo fare ancora questo. Quanto è entrato? Quanto è entrato? Radice di x meno x per x tende a più infinito. Posso calcolare qui il limite per x tende a meno infinito? No. No. Perché? Perché c'è la radice. La radice mi dice male a me. La radice di meno infinito non si può. Per x tende a più infinito? Qual è il più corpulento? X o radice di x? Parte principale è questa. Se volete potete raccogliere una x, qui viene meno 1, qui radice di x fratto x che fra 1 fratto radice di x, questa parte tende a 0, questa tende a meno 1, meno 1 per più infinito fa meno infinito. Non mi sono spiegato. Si può dire che... Prego? Si può dire che la x è la radice di x alla seconda, quindi... Sì, certo. Questa parte tende a 0, qui è meno 1 per più infinito. Thank you.